E ciao ragazzi, bentornati qui siamo Mega Hoi Tag, questo è agosto 2020, round 2. E sì ragazzi, vi avevo detto che nel vlog l'anno precedente sono stato a Tiger e adesso finalmente faccio l'aula. Cosa se non faccio, sono riuscito a fare video in questi tre giorni, ma mi sono un po' goduto le vacanze perché sono al mare, infatti vedete in questo bellissimo collection speciale. Comunque ragazzi, adesso vi mostro tutto quello che ho preso nel Tiger di Bologna, che rispetto a quello di Torino ho trovato molto fornito. Infatti ho trovato tutta la collezione di agosto carta pazza. Guardatela, innanzitutto la busta qua bella, tema scienza. Allora, perdonate la luce ragazzi, però è sera, è tramonto, però non sto tanto bene. Innanzitutto guarda la borsa com'è bella, tema scienza, ho scelto questa qui perché è la più bella. Adesso partiamo con le cose. Vi ricordo che questa collezione è fantastica ragazzi, è una delle più belle che Tiger abbia mai fatto in questo 2020. Mi piacevo tantissimo, ci sono cose che non faccio bellissime. Il primo oggetto che ho preso è questo. Guardate che carino. Questo bellissimo quaderno scienza. È super carino ragazzi, costa 2 euro, è super bello. Con questa ampolla scientifica che c'è scritto Science. Science, it's like magic but real. Super carino. E proprio il tema della borsa. Dentro è tutto rosso e poi c'è questo bellissimo blu. Ed è super bello ragazzi, questa cosa è proprio bellissima. E mi piace davvero tantissimo, questa cosa costa 2 euro. Ragazzi, ho preso, perché sapete che la collezione di agosto ha tre temi: scimmie, videogiochi e gaming. Ho preso anche molte cose a tema gaming. Una cosa a tema gaming che ho preso mi ha fatto impazzire. Guardate che bella ragazzi. Adesso ve la apro un attimo magari. Costava 1 euro. Questa bellissima cartellina. Ma guardate, se non è una meraviglia. Punti questi pack, ma anche che si muovono. A volte è fatta un pochino materiale traslucente che se ne vedono anche altre. Super carino ragazzi, questa consiglio, costava 1 euro perché è super bella. E ho altre parti appena non ho visto, infatti me la sono presa. Super carina, questa consiglio, costava 1 euro. Ciao ragazzi, il mio terzo video di questa collezione però non è tanto il gaming, roba così, ma è la scienza. Perché i costumi superiori è perfetto per la scienza. Poi ragazzi, ho preso sempre a tema gaming, non potevo non prendere l'assuccio. Guardate com'è bello. Questo qua è il tipo più bello che mi piaceva di più. Di sicuro ci tornerò poi quando tornerò a Torino e ci farò un altro per questo, tre cose. Guardate che bello ragazzi, costa 3 euro ed è super fantastico. Tutto verde con scritta Game Over e il Game Boy. Ed è super bello ragazzi, questa consiglio costa 3 euro perché è super fantastico. Cioè mi piace davvero tantissimo. Questa collezione è stupenda ragazzi, questa consiglio di fare un giro Tiger perché ci sono un sacco di cose a tema gaming, scienza, scimmie, back to school, per tutte le età stavolta. Tiger veramente ti sei superato, questa collezione è bellissima. Questa consiglio di 3 euro perché è davvero bellissima, super fantastico. Ragazzi, ho preso tema scienza, non li ho trovati a Torino da nessuna parte, ma a Bologna li ho trovati. Ovvero questi due bellissimi tipi di sticky notes. Vabbè ragazzi, se ti rilasso non è colpa mia. Guarda come sono belli. Entrambi 2 euro costavano. Li apriamo, il primo è questo qua fatto così. Poi c'è quello con scritto Bismarck giallo. Sono come quelli che ho fatto a luglio per la tema scienza. E sono fatti così. Qui c'è bello sticky notes che è carinissimo. E poi tutti gli altri semplici. Speravo che anche gli altri fossero decorati, ma che ci sono, c'è quello bravo. Vabbè, sono comunque carinissimi. Sto consigliando perché sono bellissimi. 2 euro, fantastici. Questo tipo, bellissimo. Questo è bello. E poi c'è quest'altro che riprende il packaging della borsa del quaderno, invece dentro ha l'ampola decorata sticky notes, ed è super carina. Le sto consigliando perché sono davvero fantastici, sono super mega carini. Invece sono davvero, il mio preferito però è questo qua blu con l'ampolla, anche se quello che c'è bello è super carino. Mi piace molto tantissimo. 2 euro entrambi. Poi ragazzi, ho preso di nuovo a tema gaming questi. Ragazzi, sono troppo carini. Sono evidenziatori con tutte le facce del Pac-Man. Verde, giallo e rosa. Sono super carini ragazzi. Sto consigliando costa 2 euro. Sono super carini. Veramente carinissimi. Se volete regalarli a qualche vostro amico sono adattissimi. Sto consigliando costa 2 euro. Poi ragazzi, ho preso tema gaming. Ditemi se questo quaderno non è una meraviglia. A quadretti ragazzi, stavolta è a quadretti, quindi Tiger, grazie che meno male che li avete a quadretti, quindi posso usare il swimboard per gli studi di matematica, è bellissimo. Ma guardate quanto è carino ragazzi, costa 2 euro come al solito, insomma c'è questo packaging di tutti
Perché se non so se conoscete Pac-Man con quelli che videogioco, ma è proprio fatto come Pac-Man. Quali erano Pac-Man? Comunque gli alieni che si mangiano il vostro giappo. Sono super carini, ragazzi. È davvero bellissimo. Adoro questo quaderno. Mi piace davvero tantissimo. Questo consiglio costava 2 euro, fantastico. Poi ragazzi, ho preso stesso tipo di quaderno, però a tema scienza. Il mio preferito. Guardate quanto è bello. Be Smart, Left and Right, lo stesso packaging degli Sticky Notes, ma guardate quanto è bello, col cervello. Questo qua invece, ragazzi, è a righe, dentro è rosa, poi è giallo e verde. È super bello, ragazzi, questo consiglio costa 2 euro, poi per... Niente, che dire, è fantastico, questo consiglio costa 2 euro perché è davvero fantastico, bello, bello, bello. Questa collezione è davvero stupenda, questo consiglio 2 euro. Poi, ragazzi, ho preso... Non è della nuova collezione, ma è la collezione vecchia di luglio. Non c'era Torino, me la sono preso, visto che è ancora estate, mi sono preso un quaderno estivo. Guardate che meraviglia. E se ricordate il vecchio packaging della collezione di luglio, era della piscina. E guardate cosa ho trovato, il quaderno con le leghe della piscina. C'è la copertina con le leghe della piscina e lo sfondo è tutto con lo sfondo della piscina e il fondale. So perché, ragazzi, la vecchia collezione l'ho visto lì in un angolo, ho messo da solo, me la sono preso. Costava 3 euro ed è super bellissimo. Visto che ancora estate ci poteva stare, me la sono preso. 3 euro, fantastico. Poi ragazzi, ora gli ultimi due quadernini che ho preso sono blocchettini semplicissimi, come quelli che ho fatto col criceto l'anno scorso, li ho fatti anche col gaming quest'anno, col Game Boy quest'anno. C'erano due tipi, costavano entrambi 2 euro, ho preso questo qua, nero, con il joystick nero, e questo qua, verde, con il joystick verde. Questo qua c'è scritto Play, questo qua c'è scritto Game Over, sono super carini ragazzi, mi piacciono davvero tantissimo, due blocchettini, costavano entrambi 2 euro, e sono davvero fantastici. Dentro sono semplicissimi bianchi, ma sono davvero fantastici, stupendi ragazzi. Veramente il gaming e scienza sono i miei temi preferiti, però diciamo preferisco un pochino di più la scienza al gaming, perché è appunto una cosa più da ragazzi grandi come me, però anche il gaming è davvero fantastico. Bellissimi ragazzi, vi sto consiglio entrambi 2 euro, ma ne valgo per rivedere i trailer, sono davvero meravigliosi, poi costano poco, bellissimi. Adesso ragazzi partiamo un pochino con le novità cartopazze ma sfuse. Una cosa che ho preso, sempre a tema dei due Game Boy e dei quadernetti che abbiamo solo prima, gli Sticky Notes, ragazzi. Ce n'era anche una versione rosa, però non l'ho presa perché è la femmina. Questi bellissimi Sticky Notes, guardate che meraviglia che sono. Questo qua nero, che è il mio preferito, e questo qua verde, sono davvero bellissimi. Sono entrambi Sticky Notes, costavano 1 euro, entrambi sono davvero fantastici ragazzi, belli belli, veramente. Io aspettavo che facessero gli Sticky Notes tema gaming e li hanno fatti, ma sono una meraviglia ragazzi, sono davvero fantastici. Poi ce ne sono tanti, di blocchetti decorati con gli Sticky Notes così, ma sono davvero fantastici ragazzi. Questi consigli sono davvero bellissimi, entrambi 1 euro, poi io credo che gli Sticky Notes non potevano prenderli, entrambi 1 euro, bellissimi. Ragazzi, ho preso, per quanto riguarda gli wash, ah no. Prima ho preso tema scimmie, ho preso solo una cosa tema scimmie. La volevo dall'anno scorso con la tigre, però era da bambini, ma quest'anno che era un pochino più da ragazzi, mi sono preso la calcolatrice a scimmietta. È troppo carina ragazzi, no, una dovevo per forza avercela, costava 3 euro. La fanno in quasi ogni collezione estiva e non potevo non prenderla una. E sono davvero, ed è davvero bellissima ragazzi, verde con la scimmietta attorno, ma è super puccio. Lo so che da bambini ragazzi, ma io per forza non dovevo averla, perché è un gadget che Tiger fa quasi sempre e non l'ho mai preso, quindi me la sono presa. Ve la sta consiglio, costa 3 euro ed è meravigliosa ragazzi, meravigliosa, è bellissima, cioè veramente fantastica. La apriamo magari. Cioè guardate ragazzi, sembra quella del panda che hanno fatto molti anni fa e funziona ragazzi, è stupenda. Me la sta consiglio perché è davvero meravigliosa, davvero fantastica. Sono contentissimo di essermela presa, perché finalmente l'ho trovata una che non era tanto da bambina, perché quella collezione dell'anno scorso era da bambina ragazzi. Te consiglio 3 euro, questa consiglio perché è bella bellissima, da fare una gala alle persone porti, se roba così. Poi ragazzi, ho preso due pezzi per 1 euro, non potevano prendere le gommine. Gommine a tema scienza, questo qua con l'ampolla, questo qua un pochino con il coso di Newton. Super carine entrambe 1 euro, da aggiungere la mia collezione di gommine. Poi ragazzi, ho preso disinfettante. Poi ragazzi, ho preso questo qui, ho voluto prendere solo questo per prendere anche l'alieno Pac-Man. Guardate che meraviglia.
la matita gialla con la gommina joystick a Game Boy, super carina, 1 euro, super carina. Poi ragazzi, l'ultima cosa che ho preso, ve l'ho detto, i washi. Allora, c'erano questi 4 tipi di washi, c'erano anche quelli con le scimmie, però questi qua erano più quelli da... vediamo un po'. Cazzo. Scusa ragazzi. Ho preso questi qua. Due a tema scienza e due a tema gaming. Ok. Uno c'è scritto science... Chance, Tom's, vabbè, comunque sono proprio carinissimi. 4 tipi di wash, 2 pezzi per 1 euro. Mi sono preso tutti e 4 i tipi di wash, super carini. C'è questo qua con il morseggiato di Pac-Man, questo qua con scritto Chance, questo qua con cuori del gaming, e questo qua sempre con la scienza. E però, questo qua c'ha anche i pentoli di Newton che c'erano nelle gombine. E niente, ragazzi, che dire, questo mega ritorno di collezione agosto 2020, Back to School, finisce qua. Di sicuro ci sarà un terzo round, perché queste cose sono impazzite, quando tornerò di sicuro prenderò 3 cosine, perché ho visto 3 cosine. E questo qua è tutto quello che c'è da Bologna. Comunque ragazzi, questa collezione è davvero stupenda, io vi consiglio tutto quello che ho preso, perché non c'è cosa che vi consiglio meno, perché questa collezione è davvero bellissima. E ragazzi, che dirvi, se fatemi sapere nei commenti se queste cose ci sono nel vostro Tiger, e tutto quello che sono nei commenti. E niente ragazzi, che dirvi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi.